Chiudiamo questa ricca pagina di cronaca nera per parlare del Toccatì, quindi questa grande kermesse che sta caratterizzando la vita in città oggi, lo farà ancora domani, chiamando migliaia di persone con i giochi di una volta e non soltanto a misurarsi personalmente in questi, ma anche ammirare le torri umane e altre esibizioni degli ospiti di quest'anno, i catalani. La tradizione popolare si conferma veicolo di cultura e traino per il turismo. E c'è una vincitrice, Elenia Gabriele. La corsa con la cannata è un'usanza delle donne della ciociaria, ma anche in Catalogna, quindi in Spagna, corrono con un orcio sulla testa, perché le tradizioni popolari, i giochi e le competizioni, alla fin fine, si assomigliano un po' in tutto il mondo. Si si muove tu al contrario di dove si muove. Come si riesce a imparare? Ce l'ho da un minuto sopra la testa, per cui non so, vediamo. Però mi sembra veramente difficile. Che differenza c'è tra quello che insegnano gli spagnoli e quello che insegnate voi? Diciamo che la nostra cannata pesa 15 kg e è piena d'acqua, mentre con la differenza della loro, che sono varie grandezze, e alcune sono vuote, alcune piene. Viene mai mal di testa? No, dai, diciamo solo all'inizio un po' mal di collo, poi ci abituiamo. E devo dire che è abbastanza complicato tenere un orcio così sulla testa, poi camminarci decisamente peggio. Allora andiamo di corsa adesso, eh? Per la corsa devo prendere 4-5 lezioni. Ha preso inizio con il consueto bagno di folla la 13ª edizione del Toccatì. Piazze piene di bambini e adulti che giocano assieme, con le trottole, i palloncini, i tappi, le bocce, con tutto quello che attirava così tanto i loro nonni 100 anni fa e che i videogiochi non riescono per fortuna ancora a cancellare del tutto. Verona è un immenso monopoli oggi e domani, con tantissimi turisti, ma con gli stessi veronesi che giocano e ammirano le esibizioni. L'ospite, quest'anno, è la terra catalana. E tutti gli occhi sono per la Torre Umana in Piazza Erbe. Lunghissimi i preparativi. Al lavoro ci sono 102 persone arrivate apposta da Tarragona. Costruiscono il pilar, vale a dire 4 persone una sull'altra, oppure il castello a 6 livelli. In cima i più leggeri, quindi i bambini. Alla base i più robusti, che devono sopportare tanto peso sulle spalle. 4 personas, más o menos. 4, 5 personas. Kilos? 120, 130, más o menos. Difícil. Bueno, mucha técnica y mucho entrenamiento. ¿Tienes miedo? Un poquito. Hay que estar muy sereno, muy tranquilo. No es dificultoso, sino hay que estar. Tenemos muchos años de experiencia. Dunque l'esperienza permette di fare tutto in condizioni di sicurezza, il nucleo alla base si posiziona con calma, se non si sentono sicuri si sciolgono e ricominciano. Stringono fascia attorno ai reni per rafforzarsi, ma anche per dare appigli alla scalata dei più leggeri. Quando i tre sotto sono pronti, ne arrivano altri 20 a dare robustezza, quindi sale il secondo livello, poi il terzo, il quarto. In centro si forma il pilar. Il castello scompare e rimane la colonna umana. Ancora più difficile quest'altra versione, dove ci sono molte più persone, quindi più peso. L'abilità con cui i più giovani si arrampicano sui corpi dei grandi è sorprendente. La Torre Umana nasce dalla tradizione religiosa, con i popolani che manifestano la volontà di avvicinarsi a Dio. In Spagna ne esistono tantissime versioni. Si è arrivati a farne con 1000 persone e 10 livelli di altezza. Quando l'ultimo alza il braccio, il gioco è completo, anche se la discesa può essere difficile, come la salita. Il Toccatì, insomma, ancora una volta ha colpito nel segno.